Allora ragazzi, andiamo ad annunciare col manager della squadra nazionale Gino Troiani la formazione che affronta la Francia sabato 12 marzo alle ore 15.30 allo stadio Flaminio di Roma. È la quarta giornata della Royal Bank of Scotland Six Nations 2011. Lascio la parola a Luigi per l'annuncio della formazione. Sì, buongiorno a tutti. Allora, la formazione che sabato affronterà la Francia è la seguente: Andrea Masi estremo, alle ali giocheranno Tommaso Benvenuti e Mirko Bergamasco, ai centri Gonzalo Canale e Gonzalo Garcia, all'apertura Luciano Occhera, Miani Mischia, Fabio Semenzato, in terza linea avremo Sergio Parisse, capitano, Alessandro Zanni e Rob Barbieri. In seconda linea andranno a Carlo Del Fava e Santiago Della Pe. In prima linea avremo Marti Castelgiovanni, Carlo Festuccia e Andrea Lucicero. In panchina andranno Salvatore Perugini, Leonardo Ghiardini, Quintin Geldenais, Paul Derbyshire, Pablo Canavosio, Chris Barton e Luke McKay. Sono 6 cambi rispetto alla partita contro il Galles, blocco Metro Racing che gioca in Francia. Le scelte sono perché sono i nuovi entrati, sono i giocatori che si sono allenati meglio, più in forma, o c'è già un occhio magari che guarda la Scozia, qualcuno di quelli che ha lavorato di più è stato tenuto a riposo? Esatto, credo che la scelta sia stata soprattutto per questo motivo, il fatto di lasciare a riposo i giocatori che invece sono stati tra virgolette molto usati durante le prime 3 partite, per cui è stata una scelta anche di dare un attimo di respiro a qualche giocatore e anche per stimolare quei giocatori che hanno avuto fino a questo momento poco spazio nel torneo, e diciamo sicuramente con la loro freschezza potremmo avere sicuramente dei benefici. La scelta di Masi estremo? La scelta anche quella tecnica, pure per questo Luke ha giocato 3 partite per 80 minuti, quindi credo sia una scelta anche però per trovare una valida alternativa a Luke in caso in cui lui non fosse nelle condizioni migliori per giocare, quindi è un banco di prova importante anche per Andrea Masi. Questo vuol dire che non aspetta ti rispondo io. Non mi sembra una domanda sensata. Voglio fare soltanto una precisazione. Qui, io ho già detto diverse volte, non ci sono giocatori serie A, giocatori serie B. È un gruppo di 20, adesso 26 persone, ma credo 30-34 giocatori in italiani che possono, a parte delle eccezioni che sono oggettivamente così, Sergio Parisse non si cambia con nessun altro giocatore, anche se Alessandro Zanni l'anno scorso ha sostituito più che dignitosamente nel torneo delle Nazioni. Altri giocatori, tipo Marti San Giovanni, è difficile trovare in un altro pilone al mondo, pilone destro come lui. È normale che sono giocatori che indiscutibilmente sono forti. Gli altri sono allo stesso livello, cioè per noi credo mettere Festuccia o mettere Ghiraldini o mettere Perugini o mettere lo Cicero non significa che è una squadra di Serie B, sono giocatori di alto livello, giocano tutti ad altissimo livello, non per niente giocano, 2 giocatori giocano al Racing in Francia, non è che sono giocatori. Quindi la domanda, come dice Andrea, è poco appropriata, ma penso che sia anche poco rispettosa nei confronti di quei giocatori che domani scenderanno in campo al posto, come dici tu, di altri che prima giocavano. Non per questo è una scelta non vincente, anzi si dà l'opportunità a quei giocatori che hanno avuto pochi spazi di dimostrare quello che valgono, e forse saranno molto più, forse anche più stimolati rispetto a quelli che hanno giocato la settimana prima. Abbiamo visto che dopo la partita d'Irlanda è una giocata benissima da tutti, c'è stato un calo di concentrazione, un calo di attenzione da parte di quasi tutta la squadra, tranne che l'unico che non aveva giocato, che era Semenzato, non aveva giocato proprio là. L'unico che diciamo era stato un po' meglio degli altri. Quindi, ripeto, la domanda è poco appropriata e anche poco rispettosa nei confronti di quei giocatori che domani scenderanno in campo e che partono da titolari domani. Perché non è Marco? Invece
fatto di puntare su tanti giocatori che militano in Francia, questo è un aspetto sicuramente che è tenuto in considerazione. Anche credo di sì, perché probabilmente loro conoscono molto meglio sotto tanti aspetti, non soltanto tecnici, perché tecnicamente penso si conoscono i giocatori della Francia anche dal punto di vista così, anche può essere un fatto mentale di avere un atteggiamento diverso, di non avere nessuna remora che potrebbe avere qualcuno nel giocare contro i giocatori francesi. Loro sono abituati a giocarci da più campionati, li conoscono perfettamente, quindi anche dal punto di vista psicologico non avranno nessun problema a affrontarli. A posto, Daniele? Sì, ci sono due giocatori come Orchera e Delfava che hanno offerto poi effettivamente una posizione un po' opaca, quindi è stata data loro la possibilità anche di rifarsi un po', di riscattarsi. Esatto, ripeto, la partita di Wigram è una partita a sé stante nell'ultimo anno, secondo me. Almeno da quando ci sono io, il nostro livello non è stato mai quello, è stato diverso in tutte le partite che abbiamo affrontato, dalla tournée in Sudafrica ad oggi. Se escludiamo la partita con Sudafrica, questo dagli statistici, con Wigram, dagli statistici, noi in 5 partite abbiamo subito 7 metri, che è al di sotto della media internazionale, direi. Cioè, abbiamo comunque avuto un atteggiamento sempre di alto livello. In quella partita di Wigram molti non si sono espressi ai propri livelli e tra questi anche Luciano non è stato all'altezza, quindi è una grande possibilità che si dà a questi giocatori che ho detto prima, che non hanno avuto poco spazio, quindi Carlo Festuccia non ha fatto nemmeno un minuto la partita scorsa contro il Galles, di dimostrare che valgono un posto in questa nazionale e valgono un posto per il prossimo mondiale, e quindi hanno una grossa opportunità e credo che loro ci metteranno non il 100% ma il 300% per dimostrare che giustamente scelti per giocare in nazionale. Sì, perché poi con le poche partite che restano da qui alla Coppa del Mondo, questa è poi uno dei test fondamentali. Questo e il prossimo sono importanti dal punto di vista proprio per tanti motivi. I test di agosto saranno soltanto un test di rifiutura, saranno delle conferme più che delle partite per scegliere o appunto mettere sotto esame alcuni giocatori, per cui credo avranno una grossa possibilità sabato e credo non se la lasceranno sfuggire. Possiamo dire che questa di sabato per alcuni giocatori è una vera e propria verifica per vedere se possono dare. Io credo per noi ogni partita per tutti è una verifica importante. L'ha detto più volte anche Nick, nessuno al posto sicuro in questa squadra, perché per fortuna abbiamo la possibilità di poter scegliere adesso una rosa un po' più ampia di giocatori di alto livello, per cui questo ci fa bene a noi come a loro come tecnici per la scelta, ma sicuramente fa bene a tutto il movimento italiano. Grazie ragazzi. Ultima domanda, c'è più rammarico per la sconfitta con l'Inghilterra o per la sconfitta con il Galles? Arrivata a vera. Ma se ti devo dire, tra le tre era più drammatico per la sconfitta con l'Irlanda. Sicuramente era una partita nella quale veramente ce l'avevamo in tasca e ce la siamo fatta scippare, tra virgolette. Col Galles è stata un po' più difficile, anche se abbiamo avuto molte occasioni, le occasioni per segnare e quindi per stare nel risultato positivo ce l'abbiamo avute, ma è anche vero che abbiamo sempre in corso contro il Galles, al di là della prestazione che è stata soprattutto nel secondo tempo eccezionale, però siamo stati sempre dietro a cercare di riprenderli. Quell'Irlanda invece è stato un po' diverso, avevamo in mano la partita e diciamo ce la siamo fatta sfuggire di mano. Prego. Grazie ragazzi. Grazie.